Siamo nati tutti nel peccato. Mais Dieu nous a fait grâce de devenir enfants de Dieu. Però Dio ci ha fatto grazia di diventare figli di Dio. Et nous lui disons merci. E noi gli diciamo grazie. Et puisque nous sommes devenus, e poiché noi siamo diventati, ça veut dire que nous étions d'abord quelque chose. Vuol dire che noi eravamo prima qualcosa. Et là où ce que nous étions avant, e quello che eravamo prima, nous a causé trop de dégâts à l'intérieur. Ci ha causato tanti danni all'interiore. Il y a eu comme une guerre contre notre homme intérieur. C'è come una guerra dentro con il nostro uomo interiore. Il y a des choses que nous vivions et faisions avant. Ci sono delle cose che noi vivevamo e facevamo prima. Dont les séquelles sont encore là. Che le ferite sono rimaste ancora dentro. Par exemple, per esempio, les échecs qu'on a connus, per esempio le sconfitte che abbiamo conosciuto, sur toi. Hanno certamente avuto un impatto su di te. Les paroles méchantes qu'on a écoutées, le parole cattive che abbiamo sentito, le mari mauvais qu'on a eu, il marito cattivo che abbiamo avuto, les enfants hyper désobéissants qu'on a côtoyés, i figli disobbedienti che abbiamo avuto, la mauvaise façon d'être traité par nos supérieurs hiérarchiques, il modo brutto di essere stato trattato dai nostri superiori al lavoro. Le mauvais traitement, il cattivo trattamento, le méchante parole qu'on nous a toujours dites, le cattive parole che ci hanno sempre detto, a laissé certainement des blessures à l'intérieur, hanno lasciato certamente delle ferite all'interiore di noi. Et tu t'es retrouvé portant cette douleur interne. E ti sei ritrovato portando questo dolore interno. Et maintenant, une fois que tu as rencontré Jésus, e poi una volta che hai incontrato Gesù, il t'a pardonné de tes péchés, ti ha perdonato dei tuoi peccati. Mais est-ce que tu es guéri dans ton âme? Ma sei veramente guarito nell'anima tua? È la domanda che vorrei che tu riesci a rispondere. Est-ce que je jouis vraiment de cette paix? Godo veramente di questa pace? Est-ce que mon intérieur est guéri? È mio interiore è veramente guarito. Quand je pense à ce qu'on m'a fait, quando penso a quello che mi hanno fatto, est-ce que je sens encore trop mal? Sento ancora molto male. Est-ce que je suis encore le reflet de toutes les méchancetés que mes oreilles ont entendu? Sono ancora il riflesso di tutte le cattiverie che i miei orecchi hanno sentito prima? Est-ce que je compte? Jésus est venu guérir notre âme. Gesù è venuto a guarire l'anima nostra. Parce que quand ton âme est guérie, perché quando l'anima tua è guarita, elle est débarrassée de tout trouble. E non ha più tormenti. Quand ton âme est guérie, quando l'anima tua è guarita, tu le sers avec joie et passion. Riesci a servire il Signore con gioia e passione. Realmente quando l'anima tua è malata, tu cherches à trouver, n'est-ce pas, cerchi a trovare la raison de tes problèmes sur les autres. La ragione dei tuoi problemi sugli altri. Non seulement tu te hais toi-même, tu prima ti non ti ami tu stesso. La cause de tes problèmes sur les autres. E poi cerchi di trovare la causa dei tuoi problemi sugli altri. E sentirete la gente dire: sono bloccato così per colpa di questo. Vous entendrez les gens dire: oppure sentite le persone dire: sono in questa situazione per colpa della mia famiglia. Vous entendrez les gens dire: oppure sentirete le persone dire: il mio pastore non ha abbastanza unzione, non ha abbastanza potenza, non prega tanto per me. Vous entendrez les gens dire, oppure sentirete le persone dire: oh, il Signore mi ha dimenticato, Dio non mi ama. Lorsque vous entendez des gens avoir un tel langage, quando sentite le persone avere questo linguaggio, vuol dire che all'interno qua dentro mais non va bene. Ma una bella notizia per te stamattina: Gesù ti ha salvato e ti vuole guarire. Il veut guérir ton intérieur. Vuole guarire il tuo anima interiore. Il veut guérir ton âme malade. Vuole guarire l'anima tua malata. Voilà pourquoi nous devons chercher la guérison intérieure. Ecco perché noi dobbiamo cercare la guarigione interiore. Gesù vuole guarire questa parte di te. Il faut que tu cries à Jésus. Devi gridare a Gesù. Gesù guéri mon âme. Gesù guarisce l'anima mia. Guéri mon âme. Gesù guarisce l'anima mia. S'il te plaît, Jésus guéri mon âme. Prego Gesù guarisce l'anima mia. E quando lo fai, tu guéris à l'intérieur. Guarisci dall'interno. Alleluia. Alleluia. Parce que quand une
personne est guérie à l'intérieur. Perché quando una persona è guarita all'interiore, serve gioiosamente il Signore. Quando una persona è guarita dall'interiore, diventa coraggioso per Gesù. Cammina con sicurezza. Vive con sicurezza. È felice di aver conosciuto Gesù. Quando sei guarito dall'interiore, sei anche felice di condividere la tua fede con qualcun altro. Sei felice di dire a qualcun altro quello che Gesù rappresenta per me. Alleluia. Alleluia.